95% пены и 5% жидкости – это уже не пиво. А нам по-прежнему говорят, что это вот американская экономика. Valentin Katasonov, professore di finanza internazionale all'Istituto per le Relazioni Internazionali di Mosca, dottore dell'Accademia di Scienze Economiche, direttore della Società Russa di Economia Sharapov. Ha scritto vari articoli riportati su Global Research, Strategic Culture Foundation e altri canali internazionali di informazione. Ha pubblicato oltre 70 monografie, tra cui La civiltà del denaro, Russia e Occidente nel XX secolo e la servitù mondiale. Al primo posto bisogna porre l'inamovibile presidente del Forum Economico Mondiale di Davos, il signor Klaus Schwab. Quest'anno cadrà il 50° anniversario dalla fondazione del Forum. In tale occasione ha cominciato a destare attenzione il piano denominato in inglese The Great Reset. In russo suona come la grande ristrutturazione o il grande avvio. Klaus Schwab ha ammesso apertamente che il grande riavvio è in preparazione da molti, molti anni, ma che non si è potuto realizzare poiché mancavano i presupposti, mancavano le condizioni. Tuttavia l'anno 2020 è risultato risolutivo e il grande riavvio è finalmente cominciato. Per poter iniziare il grande riavvio era necessario diffondere informazioni che suscitassero tensione nella popolazione. L'informazione riguarda la questione del male. Sebbene Klaus Schwab si esprima in termini più figurati e sfumati, ma in ultima analisi egli afferma che questa malattia infettiva è ormai arrivata e resterà a lungo, non perché Klaus Schwab sia un grande medico, bensì perché senza questa epidemia non si potrebbe condurre il grande riavvio. Dunque, facciamo una piccola pausa di riflessione. È stata sfiorata da Katasonov la questione del male. E probabilmente gli ascoltatori occidentali non l'avranno notato, ma questa parola è stata pronunciata con la M maiuscola. E questo è un primo punto che secondo me bisogna sottolineare. Per Katasonov l'economia ha una dimensione etica che normalmente nell'economia occidentale non è presente. Questo offre lo spunto per sottolineare, per rimarcare, una differenza fondamentale fra la civiltà occidentale e la civiltà russa, di cui non tutti sono consapevoli. Cosa si intende per civiltà occidentale? Questo è un termine naturalmente che noi usiamo molto di frequente, però non siamo consapevoli del suo significato. Che cosa intendiamo per civiltà occidentale? Cos'è che ci caratterizza? Il cristianesimo? Oppure l'umanesimo? Oppure la civiltà greco-romana? Che cosa intendiamo per civiltà occidentale? Ciò che noi più o meno inconsciamente intendiamo con questo termine, con questa espressione, è la civiltà che si è sviluppata a partire dalla rivoluzione scientifica nella prima metà del XVII secolo. Questo è ciò che va inteso propriamente come civiltà occidentale. E la visione dell'uomo in questa civiltà scientifica è stata scolpita da Thomas Hobbes alla metà del XVII secolo in tre parole: homo, homini, lupus. L'uomo è un lupo dell'uomo. Thomas Hobbes fonda questa sua definizione sulla fisica sua contemporanea, quindi sulla rivoluzione scientifica, in particolare sulla fisica di Galilei.
L'istinto di conservazione dell'uomo, afferma Hobbes, deriva dalle leggi di conservazione del moto che sono proprie degli atomi di cui l'uomo si compone. Quindi l'egoismo umano non è un peccato, qualche cosa che vada represso o punito, bensì è una legge di natura. Ecco, questa è una concezione dell'uomo che è tipica della civiltà occidentale ed è un modello espressamente meccanicistico. Partendo da questo modello meccanicistico, possiamo arrivare praticamente con un righello fino a quella che è la concezione dell'uomo macchina, fino a quella che è la concezione transumanista dell'uomo come apparato semielettronico. Siamo passati soltanto dalla meccanica all'elettronica. Ecco, questa è la concezione tipica dell'uomo nella civiltà occidentale. Esattamente 125 anni dopo dalla pubblicazione del Leviatano di Thomas Hobbes, Adam Smith pubblica la sua teoria, denominata comunemente liberismo, che parte proprio dal presupposto del sano egoismo degli esseri umani. In breve, se dovessimo sintetizzare questa nuova teoria, che compare nella civiltà occidentale nel 1776, con la pubblicazione delle ricerche sulla natura e sulle cause della ricchezza delle nazioni. In sintesi, proprio perseguendo i propri impulsi egoistici al massimo profitto, gli imprenditori realizzano involontariamente il progresso della società umana attraverso la libera concorrenza che seleziona i più efficienti, ovvero i più forti. Partendo da Smith, ormai non ci rimane molta strada per arrivare fino ai Rockefeller, ai Gates e agli Schwab. Si tratta sostanzialmente di uno sviluppo logico o conseguente. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high tech, we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans? In the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. Nella cultura russa, invece, a partire quantomeno diciamo dalla conversione al cristianesimo avvenuta nel 988, la visione dell'uomo è completamente diversa. L'uomo nella cultura russa è sostanzialmente una creatura interiore. Ciò che di importante avviene nell'uomo avviene all'interno dell'uomo. E questa è una caratteristica che si può riscontrare ancora nella letteratura, nell'arte, nella regia, no? Dell'Ottocento. Forse qualcuno ricorderà, se non lo ricorda potrebbe rileggerli, i racconti, i romanzi di Gogol, di Dostoevskij, di Tolstoj, no? E quindi potrebbe notare che l'attenzione degli autori si concentra particolarmente su quello che avviene all'interno dei personaggi, sulle loro idee, sui loro pensieri, sulle loro emozioni. Quindi l'uomo nella cultura russa è una creatura essenzialmente spirituale, ovvero possiede almeno una proprietà che gli atomi non posseggono, lo spirito o coscienza. Ecco, questa è una differenza che ritengo essere basilare, fondamentale, tra la concezione occidentale dell'uomo e quella russa. Здравствуйте.
Это Афина. У меня к вам вопрос. Может ли искусственный интеллект стать президентом? Надеюсь, что нет. Я сейчас скажу, почему. Во всяком случае, пока. Все-таки искусственный интеллект, он в самом названии. Видите, что слово «искусственный» как бы не настоящий. А у всего искусственного, в том числе и у искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести. Вот все вот эти компоненты, они чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны. Ecco la ragione per cui in un discorso di carattere economico compare la questione del male. Katasonov è uno degli economisti più noti, più apprezzati, e non soltanto in Russia. Non è solo un teorico o un filosofo dell'economia. Ha lavorato per la Banca Nazionale, ha lavorato per il Fondo Monetario Internazionale, è stato invitato dalle università americane per cicli di conferenze, ma nonostante tutto ciò rimane un russo. La sua cultura ha le proprie radici nella civiltà russa. Per Katasonov, figuratevi, il dominio dell'economia non è il dominio degli interessi egoistici, che anzi rappresentano il male. Per Katasonov l'economia deve essere rivolta al bene della società e del popolo. Provate a immaginare qualcosa di più contrario a quella che noi abbiamo definito prima come civiltà liberista. Si tratta di qualcosa che sicuramente ci è completamente estraneo, no? E in questo modo mi sembra di aver almeno definito quelli che sono gli assi fondamentali. Bene, andiamo avanti. L'epidemia rende necessario irrigimentare e isolare tutti, rende indispensabile organizzare un lager globale. Schwab non si esprime così, parla di un regime speciale, di uno speciale modo di vivere, di un nuovo ordine. Per cui, se ci si chiede quando si potrà tornare alla vita normale, la risposta è: non ci sarà alcun ritorno. Più oltre si esprime come quando i marxisti parlavano del radioso futuro, di un mondo meraviglioso, del bel mondo nuovo. Come nel romanzo di Huxley, ci sarà un solo potere mondiale, un nuovo ordine, sul tipo del Terzo Reich, retto dalle grandi corporazioni, non già dalle multinazionali, come alcuni ancora per inerzia le considerano. Il termine multinazionale implica che esistano ancora stati nazionali e frontiere nazionali, ma Klaus Schwab parla di corporazioni globali. Ci sarà un mondo senza nazioni, con un potere unico, centralizzato. In questo mondo futuro tutti saranno uguali, tutti si troveranno in una medesima condizione di isolamento elettronico, vivranno in un medesimo campo di concentramento informatico, in cui sono uguali tranne che per il numero. Sociologi e filosofi in Occidente si interrogano su come chiamarlo. La risposta di Schwab è: capitalismo rinnovato. In effetti non è un capitalismo rinnovato, bensì un post-capitalismo, simile per struttura a una società schiavistica. Nello schiavismo, in effetti, tutti gli schiavi sono uguali.
sicché Klaus Schwab non mente, dice l'esatta verità. È più o meno ciò che leggevo in gioventù, studiando il manifesto di Karl Marx e Friedrich Engels. Marx era all'epoca interessato alle analisi comparative. Diceva che nell'antichità in Occidente esisteva un certo tipo di schiavismo. A Oriente c'era il modo di produzione asiatico. Non vi erano, cioè, singoli padroni di schiavi. L'unico proprietario era lo Stato. E lo Stato aveva bisogno di organizzare grandi masse schiavistiche per la costruzione di città e canalizzazioni. Marx denominava questo metodo modo di produzione asiatico. Klaus Schwab propone un modello analogo. Non ci saranno singoli padroni di schiavi, bensì un solo proprietario, un padrone collettivo, un'elite pari all'1% della popolazione mondiale con la sua servitù. Klaus Schwab afferma che la piccola e media impresa non sono efficienti, quindi bisognerà liberarsene. Saranno sostituite dalle grandi corporazioni, che diventeranno socialmente responsabili, ovvero sostituiranno lo Stato. Qui è il caso di rilevare un'altra differenza, che questa volta è una differenza tra l'intelligenza russa e gli intellettuali occidentali, gli intellettuali critici, particolarmente quelli residui del nostro paese. Va ricordato che Marx apprese con molto stupore che il suo Capitale, il suo libro maggiore, era stato pubblicato per la prima volta in Russia, che egli riteneva essere il paese più arretrato d'Europa. E il punto è che i russi, l'intelligenza russa, diciamo, dell'Ottocento, non tanto aveva apprezzato l'analisi scientifica del capitalismo, quanto piuttosto due temi che sono quelli più vicini alla cultura e alla civiltà russa, quello della giustizia sociale e quello del messianesimo proletario. Su questo ci dobbiamo intrattenere per qualche secondo. Tra i popoli cristiani ce ne sono alcuni che credono essenzialmente e sostanzialmente alla Bibbia, al Vecchio Testamento, come ad esempio i protestanti e i calvinisti. Ce ne sono altri, come quelli cattolici, che credono soprattutto ai Vangeli. E ce ne sono alcuni che credono all'Apocalisse. Il popolo russo crede soprattutto all'Apocalisse. Una nota fondamentale della cultura russa è il millenarismo. Cioè è l'attesa di un millennio di giustizia, di verità e di pace su tutta la terra. E questo è il messaggio fondamentale che i russi hanno colto probabilmente nel marxismo. Questa, per esempio, è l'opinione di un filosofo russo, Nikolai Berdiaev, che io condivido. Quindi un tema che ritorna continuamente nelle grandi rivolte contadine, no, della storia russa, Stepan Karasin, Pugacev, eccetera, è appunto questo tema dell'avvento, della lotta finale fra il bene e il male, fra l'anticristo e la vera fede. No? Ecco. Quindi il marxismo, diciamo, in Russia ha assunto dei toni che potremmo definire un po' particolari, cioè rispetto al modo che abbiamo noi di interpretare il marxismo. Katasonov non è assolutamente un marxista, è un credente, è molto vicino alla Chiesa ortodossa russa, però del marxismo ha assimilato quello che è più vicino allo spirito russo. Gli intelligenti russi si sono divisi nell'Ottocento in due correnti principali, gli occidentalisti e gli slavofili. Rivoluzionari e reazionari, ma ambedue hanno almeno un tratto comune, ed è un'avversione quasi istintiva per il liberismo, che i russi percepiscono come una religione dell'egoismo,
di cui percepiscono immediatamente, quasi intuitivamente, istintivamente, la rivoltante ipocrisia, l'attitudine a mascherare con parole flautate la ferocia degli intenti. Nella fattispecie, cosa abbiamo sentito? Abbiamo sentito parlare di capitalismo inclusivo, di capitalismo ecologico, socialmente responsabile. Ecco, manca poco che venga definito capitalismo altruistico. Io ho sentito alcuni commenti all'opera, diciamo, questo libro di Klaus Schwab, da parte di nostri intellettuali critici, dei quali non farò ovviamente il nome, ma i globalisti, i transumanisti sono stati definiti come sognatori, visionari, addirittura come idealisti. La visione del mondo annunciata da Klaus Schwab è stata qua e là addirittura definita utopia, pare a dire come un mondo troppo bello per essere vero. Katasonov invece, come avrete notato, quasi non bada a ciò che Schwab scrive. Per Marx l'ideologia è una sovrastruttura che maschera gli interessi economici e politici sottostanti. Katasonov non si sofferma, infatti, a pasteggiare le parole. Va direttamente agli interessi che le parole nascondono. A che serve lo Stato? Le sue funzioni potranno essere svolte dalle grandi corporazioni. Esse potranno organizzare il lavoro delle persone e pensare a nutrirle. Capite bene, si potranno dare in concessione alcune aree e ogni corporazione risponderà della propria. In sostanza, le corporazioni svolgeranno le funzioni di governo e sarà come una privatizzazione dello Stato. Non bisogna tuttavia affrettarsi a liquidarlo, bisognerà procedere per gradi, poiché non tutti i cittadini saranno d'accordo. Cominceranno a ribellarsi, bisognerà ricorrere a metodi repressivi, sicché non si può rinunciare subito alla polizia, alle forze armate. Saranno utili per instaurare il mondo nuovo. Quando finalmente sarà costituito il lager elettronico con le sue mura informatiche, si potranno congedare questi ultimi rudimenti dello Stato. L'ordine sarà molto semplice. Un lager sopra l'altro, gestiti dalle corporazioni, dirette a loro volta dal governo globale. Tutto estremamente semplice. In effetti, tutto è così semplice, è così logico e coerente che davvero non si capisce cosa gli oppositori, cosa questi intellettuali critici abbiano a pretendere. Cominciamo a ragionare. Impariamo a ragionare. Allora, primo punto, l'economia. È o non è una scienza? Una scienza, come è stato detto, da Varrà, da Ginos, da Pareto, in tutto analoga alla fisica, alla chimica, alla meccanica, una scienza oggettiva, una scienza della natura. Questo è il primo punto. Se è così, allora, secondo punto, le leggi scientifiche e naturali sono superiori alle leggi artificiali degli stati. Dal che immediatamente consegue che gli stati non devono interferire nelle leggi dell'economia. Il solo ruolo che gli stati possono assumere è quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono a queste leggi, vale a dire le leggi del massimo profitto, di realizzarsi. Quindi il great reset del quale stiamo parlando non è che un'evoluzione logica di questi principi, se noi li abbiamo accolti in precedenza. Se l'economia è superiore allo Stato, allora appare evidente che l'evoluzione condurrà all'estinzione definitiva dello Stato e all'autogoverno dell'economia, la quale governerà il mondo secondo le proprie leggi, vale a dire quella del massimo profitto e della naturale supremazia dei più efficienti e dei più forti. La legge del più forte non è forse una legge naturale? Quindi, di fronte alle leggi scientifiche dell'economia,
le obiezioni filosofiche, religiose dei conservatori che sono contrari a questo progresso vanno considerati dei pregiudizi irrilevanti. Ecco, non mi sembra che si possano contrapporre delle obiezioni sensate a questo ragionamento. Chiedo scusa, ma a me viene un po' da ridere, perché di obiezioni ne avrei in verità raccolte almeno 20. Ve ne dico solo una, soltanto una. Come dicevo, impariamo a ragionare. Allora, gli economisti affermano che l'economia è una scienza tale e quale alla fisica, alla chimica e alla meccanica. E i principi fondamentali della scienza, dai quali abbiamo cominciato, sono stati posti già da Galilei. La natura parla un linguaggio matematico, per cui le teorie non vanno formulate a parole, vanno letteralmente formulate in maniera tale che si possano eseguire dei calcoli, ottenere dei risultati che vengono chiamati previsioni, e queste previsioni vanno poi confermate o confutate dall'esperimento. Questa è la scienza fisica moderna. Quindi abbiamo così due affermazioni da parte degli economisti. Prima affermazione: la natura parla un linguaggio matematico. Seconda affermazione: la natura si basa sulla legge del più forte. Conclusione logica: il linguaggio matematico si basa sulla legge del più forte. Ecco, questo si chiama nella logica sillogismo. Aristotele ne ha distinti 256, quello che abbiamo pronunciato adesso si chiama Barbara ed è considerato il sillogismo inconfutabile, del tipo: tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale. Adesso, nell'attesa che il professor Klaus Schwab o qualche premio Nobel per l'economia o l'intero foro mondiale di Davos ci dimostri che la matematica si basa sulla legge del più forte, fino a quel momento noi continueremo a ritenere che l'economia non è una scienza, tantomeno ha a che vedere con la fisica di Galilei, e ancor meno ha a che vedere con la natura. A questo riguardo, ritornando al primo nostro intervento, ci sarebbero anche un paio di domande che vorremmo rivolgere a Hobbes, il quale, come ricordiamo, per giustificare il primato dell'egoismo ha tirato in ballo la fisica. La prima domanda è: se l'uomo è homini lupus, vale a dire un cannibale, come si può assegnare a un uomo un potere assoluto su tutti gli altri? Infatti, se il sovrano assoluto, se il Leviatano, che Hobbes invoca affinché gli uomini non si divorino gli uni con gli altri, è un uomo, a meno di non andare a prenderlo su Marte, sarà un homini lupus. E che cosa può succedere affidando a un cannibale un potere assoluto sulle sue vittime? Siccome Hobbes avrà forse delle difficoltà a rispondere, la domanda la giriamo a Klaus Schwab, che ci propone uno scenario esattamente analogo. Il Leviatano di cui si parla adesso è un Leviatano informatico, digitale, elettronico. No? Se gli uomini sono macchine, allora è giusto e coerente che vengano governati dalle macchine. Ma chi programma e chi dirige le macchine? Questi avranno un potere assoluto. Saranno il Leviatano di cui parla Hobbes. Up until now, the conversation we've been having is around freedom of speech. Once we can access people's thoughts and access people's emotions, we have to create a space that enables people to think freely. C'è anche una seconda domanda, forse un po' più ampia, un po' più filosofica. L'uomo homini lupus viene assunto come l'uomo allo stato di natura, cioè si assume che nello stato di natura valgano queste leggi, le leggi della sopraffazione, la legge del più forte, eccetera. Ma in natura, gli scienziati potranno confermarlo, le specie si predano l'una con l'altra,
Non esistono in natura delle specie che predano se stesse, come sarebbe in questo caso. Ovvero non esistono, non esiste il lupus lupi, non esiste il leo leonis, e quindi delle due l'una. O l'uomo non è un homini lupus, oppure, se lo è, non è naturale. In ambo i casi, il Tribunale della Ragione dichiara la natura estranea alle leggi del profitto e assolta dai crimini degli uomini lupo, perché assente al fatto. Cari liberisti, la seduta è tolta. Per maggiori informazioni visita il sito www.cngnn.it e sostienici per un mondo senza guerre.